Negli episodi precedenti. Sono venuto a Bright Falls con mia moglie Alice. Grazie di essere venuto qui. Pensavo che qui saresti riuscito a scrivere. Non voglio sentirne parlare! Maledizione, Alice! Ora lei è scomparsa. Alice! Alice! Mi sono svegliato in un'auto incidentata. Avevo un buco di una settimana. Sono stato assalito da uomini d'ombra usciti da un incubo. Lo sceriffo mi ha portato al lago in cui eravamo stati Alice e io. Ma il cottage era sparito. Sono tornato! Sono qui, amore! Com'è andata? Mai visto un tempaccio così! Preparati un bel caffè. Ti scalderà. Ehi, splendore! Sarà una lunga notte. Ma queste foto sono bellissime. Allora sei tu che hai bisogno del caffè. Lo preparo. Il caffè è su! Ottimo, grazie! Mi servirà se voglio finire entro domani. La storia della caduta e del successivo arresto improvviso è vera. Ero sdraiato sulla neve e sotto i miei occhi scorrevano le scene terribili che mi avevano portato lì. Una replica del mio film dell'orrore privato. Un ricordo del mio cadavere. Solo alla mia veglia. Pensando ancora per metafore, la femme fatale se n'era andata. Rimaneva solo il gusto aspro del bacio che mi aveva ucciso. Era un addio tardivo. 13 anni dopo aver ottenuto la mia vendetta, ero stato infine raggiunto. Era stato difficile sopportare il dolore per tutto quel tempo. Il mio sangue colorò la neve di rosso. Una poltiglia raccapricciante dissolse tutti gli antidolorifici e colò lentamente nella fognatura, mescolandosi e fondendosi con la bile della città. Ora li vedevo. Mia moglie e mio figlio. Tesoro, sono a casa. Le intense precipitazioni nevose hanno fatto scattare lo stato di allerta per la tormenta invernale nell'area dei tre stati. Si consiglia di restare in casa poiché molte strade sono già impraticabili. Le squadre antineve probabilmente non riusciranno a tenere il passo del maltempo. È il terzo giorno della tormenta e non sono previsti miglioramenti a breve. Ho finito le bozze per la copertina. Sono sulla tua scrivania. Dimmi che ne pensi. Sul serio? Non pensavo ci avresti messo così poco. Qualche volta riesco anche a fare miracoli, mio caro. Ah, davvero? Beh, la scorsa notte ne eri convinto. Sembrano ottime.
Sì, finché Barry non ci mette le mani sopra. A proposito, dovrà passare sul mio cadavere. L'ultima volta era l'ultima volta. A proposito di Barry, ha chiamato. Alan? Alan controlla la cassetta dei fusibili. Lo sto facendo, tesoro, tranquilla. Presto, ti prego. Tesoro, è un blackout. Ho preso la torcia. Ok. Ehi. Tutto bene? Scusami, è che mi sono proprio spaventata. Stai tranquilla, accenderemo le candele. So che è una cosa stupida, è che, specialmente quando non me l'aspetto, non so, mi paralizza. Io ti amo. Raccontami una storia. Ok. Quando ero bambino avevo degli incubi terribili. Ero terrorizzato a morte dal buio. Quando la cosa peggiorò, mia madre mi diede un vecchio interruttore. Lo chiamò clicker. Il clicker, eh? Sì. Quando avevo paura del buio avrei potuto usarlo e si sarebbe accesa una luce magica che scacciava i mostri. Sì, certo. Eccolo qui. Alan. Forse aiuterà anche te. Sì, bella storia, scrittore. Te la sei inventata adesso? No, no. Davvero. Ti amo, anche se dici bugie. Grazie di tutto. Come si sente, signor Wake? Prova nausea, confusione o qualcosa di simile? Signor Wake, come si sente? Tutto ok, la mia testa va bene. Dovetti mentire sul mal di testa e l'amnesia. Mi avrebbe ricoverato per accertamenti. Non potevo andarmene senza Alice. Molto bene, non credo abbia una commozione, ma chiaramente lei è in stato di shock. Si riposi un paio di giorni. Grazie. Bene, signor Wake, qui abbiamo finito. Se il dolore peggiora o dovesse presentare altri sintomi, venga da me. Vi lascio dove eravate rimasti. Sarah, lo sceriffo Breaker, la sta aspettando. È molto in gamba, sa? Sono certo che troverà presto sua moglie, signor Wake. Il dottor Nelson era un tipico medico di paese. Lo sceriffo Breaker l'aveva chiamato alla stazione perché controllasse la mia ferita alla testa. Grazie di aver provato le luci, signora Weaver. Sembra che sia tutto a posto. Non posso concedermi il lusso della compiacenza, agente Grant. Presto bisognerà cambiare le lampadine, non si possono cambiare al buio. Me ne occuperò certamente, signora Weaver. Buona giornata. Molto bene, ripasserò più tardi a ricordarglielo, per precauzione. Signor Wake, lo sceriffo l'attende nel suo ufficio in fondo al corridoio. Quella era Cinzia Weaver. Credo che si possa considerare la pazza del villaggio. Era l'editrice di un quotidiano locale, ma adesso si occupa di altre faccende. Sarebbe perfetta per il posto da cui vengo. Come può vedere, è vagamente ossessionata dallo stato delle lampadine. Dell'intera città. Si rifiuta di calpestare le ombre e cose così. Ai suoi tempi scriveva stranezze di tutti i tipi sul suo giornale. Bright Falls ha una storia pittoresca. Come tutte le piccole città, del resto. Entri, signor Wake. Il suo telefono è sulla scrivania. Era giù di batteria, ora è carico. Avete già iniziato a cercare mia moglie? Ci stiamo lavorando. Posso sapere cos'è successo? Non ne sono certo. Non mi ricordo. Stavamo litigando e io ho lasciato il cottage. Il cottage a Cauldron Lake. Com'è finito nell'area di servizio di Stachi? Avrei voluto raccontarle cosa fosse successo quella notte, ma mi avrebbe rinchiuso. Mi scusi, devo rispondere.
Pronto? Alan, ti prego, aiutami. Alice! Basta parlare alle autorità. Fai ciò che dico se vuoi rivedere tua moglie viva. Chi parla? Vai sul retro. C'è un buco nella recinzione sulla sinistra. Cerca nell'auto abbandonata. Ti ho lasciato un regalino per dimostrarti che facciamo sul serio. Liberati della polizia e vieni al Parco Nazionale di Elderwood. C'è un posto chiamato Lover's Peak. A mezzanotte. Niente sciocchezze, amico. Ti teniamo d'occhio. Ho bisogno di una boccata d'aria. Posso uscire sul retro, magari? La capisco, signor Wake. Può arrivarci oltrepassando le celle. L'agente Grant le farà strada. Mi scusi, è che non è una situazione facile. Faccia con calma, signor Wake. Capisco. Può riferirmi il contenuto della telefonata? È personale. Stiamo cercando sua moglie e mi serve la sua collaborazione per poterla aiutare. Mi dia un momento. Ho bisogno di un po' d'aria. Ok, può trovarmi qui. Ne riparleremo quando se la sente. Signor Wake, posso esserle d'aiuto? Ho bisogno d'aria, lo sceriffo ha detto che posso andare sul retro. Certo, signor Wake, ci può arrivare dal corridoio delle celle. Soltanto non faccia caso a Walter, è un nostro abitué. Ah, pensavo che avesse smesso di bere. Oh, magari. Si è preso una sbronza e ha ridotto danni piuttosto male. Ha iniziato a sbraitare non appena si è svegliato. Alice guardò attraverso l'obiettivo, pronta a scattare la foto. Coldron Lake era incantevole. Qualcosa catturò il suo sguardo. Una figura nell'ombra dietro il cottage, una donna snella in un abito nero. Abbassò la macchina e guardò di nuovo. Non c'era nessuno, solo dei cespugli la cui forma ricordava vagamente una persona. Scosse la testa e rise. Dentro! Ehi, dannazione! Più luce! Sì, qui Mulligan. Sono con Thornton, alla stazione di servizio di Stachi. Di lui nessuna traccia, passo. Aspetta. Sì, qui, Thornton. Abbiamo trovato il carro per la sfilata. È qui. È una buona notizia, giusto? Stachi avrebbe dovuto guidarlo oggi alle prove. Passo. Ridamelo. Wayne Mulligan. Sembra che qualcuno abbia combinato un casino nel garage. Passo. Ok, ricevuto. Continuate a cercare Stachi. Passo e chiudo. Datemi un po' di luce. Ehi, capo! Ti spiace accendere le luci? Le luci, puoi accenderle? Gli agenti non capiscono, mi ignorano. E ho bisogno di luce qua dentro. Descrivere la presenza oscura come intelligente significava attribuire qualità umane a qualcosa che, nonostante la maschera, di umano non aveva nulla. In ogni caso, trovò l'unico posto abbastanza buio nella tavola calda. Un filo di luce filtrava nel corridoio, ma accettò il dolore per quanto orribile. Lo scrittore avrebbe presto sistemato le cose. Sarebbe arrivato dove lei aveva ancora potere. È troppo... Ehi! Ehi, tu! Puoi aiutarmi? Grazie, amico, grazie. Ehi, sei un tipo a posto. Una brava persona. Non lasciare che nessuno ti dica il contrario. Lo sai, non dovrei nemmeno essere qui. I poliziotti hanno frainteso tutto, sai? Certo. L'ho picchiato, ma non ero ubriaco. Cioè, in quel momento ero sobrio. Mi sono sbronzato dopo. Dammi a sentire. Apri bene le orecchie. Arriva la notizia, bomba. Quello non era Danny. No, signore. Sembrava lui. Vuoi sapere chi era davvero? Te lo dico io. Era un fottuto alieno! E so che sembra una follia da ubriaco, ma credimi, ero sobrio in quel momento. La luce mi accecò e mi fece tornare il mal di testa. L'uomo al telefono aveva detto di attraversare la recinzione a sinistra.
Il rapitore aveva parlato di un buco nella recinzione, sul retro della stazione di pulizia. C'era qualcosa per me in un'auto abbandonata. Io solo so quanto abbia bisogno di dormire. Un'ultima cosa prima di andare. Questa è stata una nottataccia per lo sceriffo. Qualche finestra è stata rotta e si sono persino sentiti degli spari su Main Street. Gli agenti Mulligan e Thornton hanno dovuto occuparsi di due giovanotti ubriachi che festeggiavano il completamento del loro carro per la festa del cervo. Beh, gente, succede tutti gli anni. So che non state più nella pelle e che il gran giorno si avvicina, ma abbiate pazienza e risparmiate gli spari per la gara di tiro, va bene? Non c'è ragione di affrettarsi. Il rapitore sparò un ultimo colpo e l'ombra svanì nell'oscurità da cui era uscita. Vedi? Niente di speciale, Wake. L'idea che Ellis fosse nelle sue mani era rivoltante. Eravamo sul belvedere in legno di Lover's Peak, la cascata e le montagne alle nostre spalle, e più in alto le luci rosse dell'antenna radio. Trattenni l'impulso di saltargli addosso e mi sforzai di parlare. Diamoci un taglio. Dov'è mia moglie? La patente di Alice era stata riposta sul sedile anteriore. Quel tipo faceva sul serio. Barry? Al, grazie a Dio, dove diavolo eri? È da una settimana che cerco di contattare te e Alice. Mi sono spaventato. Ho preso un aereo ieri, sono qui, a Bright Falls. Barry, ascoltami. Sono dallo sceriffo. Vieni a prendermi. Ora non posso parlare. Al, ma che diavolo sta... Dovevo farmi rilasciare dallo sceriffo e raggiungere il parco nazionale di Elderwood per incontrare il rapitore di Alice. Lo scrittore è la luce che rivela il mondo della sua storia nell'oscurità, che lo forgia dal nulla. Così come uno scultore estrae una statua da un blocco di granito. Se mi fermo, il mondo che creo svanirà. L'oscurità se lo riprenderà. È un lungo e difficile viaggio nel buio. C'è la vita di Alice in gioco, ma non devo pensarci o impazzisco. Il terrore giunge ai limiti della percezione. Devo continuare. Qui tutto è possibile. Scriverò la storia, la salverò. Magnifico, Sarah. Volevo solo rimediare ai danni che i fratelli Anderson potrebbero aver causato nel corso della loro ultima... Si sente un po' meglio, signor Wake? Vorrei andarmene. Sono libero di andare. Beh, dobbiamo ancora parlare di... Sono in arresto? No, certo che no. Ma ho bisogno di sapere dove alloggerà per poterla raggiungere. Eviterei il motel. Il Majestic è rinomato per gli scarafaggi. I cottage a Elderwood sono molto carini. Direi che è perfetto. Sono il dottor Emil Hartman. Avrei piacere ad ospitarla alla residenza Cauldron Lake. Ha parlato con mia moglie? Ho avuto modo di discutere la sua situazione con lei in svariate occasioni. Ha organizzato qualcosa con lei? L'ho invitata qui. La mia clinica è un luogo in cui... Ehi! Stia calma! Fermi tutti! Giù le mani dal mio cliente! E lei chi è? Sono Barry Wheeler, il suo agente. Se avete dei problemi col signor Wake, parlate con me! Voi zaticoni non la passerete liscia una volta sguinzagliati i miei avvocati! Non c'è problema, Sarah. Sto bene. Non voglio sporgere denuncia. Signor Wake, la mia offerta è ancora valida. Tirami fuori di qui. Che diavolo è successo, Al? Non è il caso di ripetere quella storia coi paparazzi. Pensavo ti stessero sbattendo dentro. Dovevo parlarne con qualcuno. Raccontai tutto a Barry. Pensava fossi pazzo, ma appena parlai del manoscritto cambiò idea. Il fatto che avessi scritto qualcosa, anche se non ricordavo nulla, a lui bastava. Precostava i soldi e credeva al fatto che Alice fosse stata rapita. Quanto al resto, era tutta un'altra storia.
Avevo appuntamento a mezzanotte con un rapitore in un posto chiamato Lover's Peak, nel parco nazionale di Elderwood. Il piano era affittare un cottage. Non mi piace, Al, non mi piace per niente, non va bene. Anzi, è tutto il contrario di bene. Signor Wake, Barry l'ha trovato. Ciao, Rose. Oh, wow, stavo proprio pensando a lei. Stavo giusto portando del caffè a Rusty. È sul balcone a prendersi cura di Max. Povero piccolo. Devo proprio scappare. È stato un piacere rivederla, signor Wake. A presto. Chi è Max? Che testa vuota. Ehi, signor Spacco Tutto. Non è colpa sua. È una ragazza molto carina e, tra le altre cose, è una tua grande ammiratrice. Ha anche un sito web dedicato a te ed è stata molto disponibile quando ti cercavo. Davvero, Al, quello che mi hai detto in macchina, ma ti rendi conto? Come hai sparato a un tizio e il suo corpo è svanito? Da quant'è che non dormi? Sei fatto? Non è che hai bevuto? No! Davvero, Barry, ho un buco di una settimana e qualcuno ha preso Alice. È tutto così. Di quanto sia assurdo quello che stai dicendo? Non fraintendermi, è un'ottima storia. Ma quando inizi a mischiare realtà e fantasia, stai comprando un biglietto per il manicomio. Aspetta qui. Tranquillo, amico. Quasi finito. Ehi, sei Rusty, vero? Affitti case? Signor Wake, le stringerei la mano, ma sono piuttosto preso. Oh, bene. Mi scusi, le spiacerebbe prendere il modulo di registrazione sulla scrivania? È di fronte a Charlie Zannelunghe. Ok, certo. Che è stato? Dei bracconieri. Max ha messo la zampa in una trappola. Sono illegali da queste parti. In teoria è proibito cacciare all'interno del parco, ma certa gentaglia non si fa scrupoli. Ah, almeno Max starà bene. È stato fortunato. Max è ancora sotto l'effetto dell'iniezione e non lo lascio da solo. Il modulo è sulla scrivania, di fronte allo scheletro di Mammut. Da bravo, amico. Abbiamo quasi finito. Sul serio, Al? Non puoi incontrare un rapitore come se niente fosse. Certe situazioni, poi, sfuggono di mano. Devi parlarne con la polizia. È mia moglie. Decido io. Possiamo riparlarne più tardi. No, questa storia... Senti, tu hai sbattuto la testa. Insomma, dai, devi ammettere che tutto questo sembra assurdo. Se è uno scherzo o cerchi di spaventarmi, sta funzionando. Ah, prendiamo in giro Barry. Beh, per poco non ci cascavo, divertente, Al. Ma ora basta. È questo il modulo che voleva? Ecco qui le chiavi. Ok, tutto in ordine, signor Wake. Lieto di averla tra noi. Grazie. Sa dirmi come raggiungere Lover's Peak? Ma certo, è alla fine del percorso naturalistico. Segua il sentiero, prima o poi lo vedrà. È facile e offre una vista stupenda. Se ha dei problemi a trovarlo, tenga come riferimento l'antenna della radio. È proprio là sotto. Senti, Al, stai cercando di farmi credere che hai sparato un tizio che... Puff, è svanito? A prova di proiettile finché non gli hai puntato addosso una torcia. Queste cose le dicono quelli che finiscono in una stanza imbottita. Legati ai letti, con delle camicie bianche e le maniche annodate alla schiena. E con una sana dieta a base di pillole. Al, hai sempre deriso pesantemente la gente che crede a questa roba. Tu sei uno scettico. Il mese scorso mi hai rifilato una predica di un'ora sull'omeopatia. Com'era? Senza prove scientifiche è solo una stronzata, no? Si ride di me stavolta. Dai, Al! Cioè, va bene. Ammettiamo che ti sia successo qualcosa di strano, ok? Grazie per la dimostrazione di fiducia. Dico soltanto che dovresti darmi un po' di ascolto, campione. Cosa faresti se fossi io al tuo posto? Non ti lascerò uscire a mezzanotte con un'arma. Nessuno ti ha chiesto di venire, Barry. O mi dai una mano o te ne torni dritto a New York. Scegli tu.
Sono tutte cavolate, Al. 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 Dobbiamo dirlo allo sceriffo o chiamare l'FBI. Diavolo, Barry, la uccideranno! Questo non è un cazzo di dibattito, Barry. Andrò all'Overspeak. Mi ha detto di andarci da solo. Ok, ok, allora. Capisco. Ma sei il mio migliore amico e temo tu stia impazzendo. Dimmi come aiutarti e io lo farò. Tu resti qui e se non torno per domattina, chiama la cavalleria. Stai attento con la gente del posto, Al. Questi bifolchi sono pericolosi, odiano i turisti. Oh, sarà come in un tranquillo weekend di paura. Salute. Ah, questo posto mi mette strizza. Scommetto che ci sono muffa, spore, erba velenosa e sattio quant'altro. Non vale una commissione del 15%. Aspetto qui, Al. Difenderò il forte. Il mio spirito sarà con te. Ad ogni passo, Al. Ora chiudo la chiave. Barry non era mai andato d'accordo con Alice, ma sapeva che Alan l'amava con un'intensità spaventosa. Ad Alice era successo qualcosa, ed ecco Al, armato di pistola, che diceva cose da manicomio. Era come se il suo amico avesse avuto un attacco psicotico e fosse totalmente fuori dalla realtà. Barry era terrorizzato a morte. Barry aveva le chiavi dell'auto, ma l'ufficio turistico non era lontano e non mi sarebbe servita a niente nella foresta. Sapevo che avrei dovuto dirlo alla polizia. Questa non era certo la cosa più intelligente che avessi mai fatto, ma ero ancora infuriato con Barry per aver cercato di dissuadermi. Quelli mi avevano chiamato nell'ufficio dello sceriffo. Non temevano la polizia e avevano Alice. Bentornati allo show, amici. Come promesso, il dottor Nelson ha parcheggiato il di dietro nel nostro studio. E dottore, che programmi hai per la festa del cervo? Programmi?
Mi fai sembrare più organizzato di quanto sia in realtà. No, niente di speciale. Mi godrò semplicemente l'atmosfera. Sai, inizio a non avere più l'età per certe cose. Ah, non dirlo a me. Niente corsa coi sacchi per noi vecchietti, eh? Proprio così, Pat. Ma ovviamente assisterò alla sfilata e sarò anche uno dei giurati della gara delle torte. Ah, beh, anche per quello bisogna essere in forma. Quello sì, che è uno sport adatto a me. Scherzi a parte, dottore, ti trovo in gran forma. Sei molto sportivo. Ad esempio, so che sei un pescatore incallito. Esattamente. A dire il vero, proprio stamattina ho pescato un persico enorme. Ma non parteciperai alla gara di pesca, vero? No, 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 quest'anno no. Vedi, Pat, ormai non mi piace più gareggiare. Adesso mi piace prendermela con calma e pescare in tranquillità. Non mi diverto se devo preoccuparmi di quello che pesco. Considerando i tuoi successi passati, i partecipanti saranno piuttosto lieti della tua assenza. Beh, è gentile da parte tua. Delitto e castigo. Il cancro è la cura della civiltà. Ma alcuni delitti non possono essere puniti. Soprattutto a Night Springs. L'episodio di stasera. L'uomo nello specchio. È dentro, agente. È un tipo strano. Allora, confessi di aver ucciso quel tizio. Perché? Se lo meritava. Sì, ma perché l'hai fatto? Voglio dire, sei tranquillo, normale. Avevi portato tuo figlio alla partita, perché te la sei presa con quello e hai dal verbale della gente che ti ha arrestato colpito ripetutamente la testa della vittima usando come arma le sole mani? Wow, scorrevole come frase. La letteratura non ti piace. Ok. Ma lo hai massacrato. Perché? Chi era quel tizio? Era irriconoscibile. Perché uno come te lo concia così? Non mi piaceva la sua faccia? Beh, dovevi odiarla, perché sei andato giù pesante. Era completamente irriconoscibile. E niente documenti. Un gran bel guaio. Abbiamo preso le impronte. Risultato? Le tue. Identiche. Ah, che sorpresa. Tuo figlio dice che accompagnandolo indossavi una maglietta bianca. Quella bianca sul cadavere. Adesso è piuttosto rossa. Non te la caverai così. Pensi davvero che questo possa in qualche modo interessarmi? Ho avuto un sacco di tempo per parlare a mio figlio prima che arrivasse la polizia. Non smette un secondo di urlare, o sbaglio? Pensi che potrà mai riprendersi? Ho lasciato il segno. Devi credermi. Tu, bastardo! Cosa? Vuoi spararmi? Che senso ha? Andrò in galera.
Mi avete preso. Non ci capisco più niente. E non capirai mai. Tranquillo. Forse ci rivedremo, Magia.